Dai Samu, ci siamo! Vai! Evviva! Eccoci qua! Brindiamo un goccino. Ci vuole sì, per iniziare. Dai. Il nuovo anno. È il nuovo anno, è vero, nuovo è anno. Vero. Nuovo video, nuovo anno. Sì. Ci stiamo facendo il primo video dell'anno. Adesso faccio il disastro. Cinci, ragazzi, la nostra. Che male. Eccoci qua. Ottimo. Che facciamo? Lavoriamo? Partiamo? Facciamo vai. Dai, direi che... dai, facciamo. Sì. Via, via. Ciao ragazzi, bentornati su Grimax Car Fishing. Nuovamente ospiti di Samuele e Federico Area Pesca. Siamo qui oggi per andare avanti con quello che avevamo iniziato tempo addietro. E andiamo oggi a fare un video importante, perché è un argomento che toccate spesso sui social e ci chiedete tante tante informazioni. Come ben sapete, non siamo esperti qui. Esatto. Quindi cosa migliore da fare era venire qua da Samu e Federico e chiedere a loro, che sono gli esperti in questo caso, canne da pesca. Questo è l'argomento, ragazzi. L'altra volta avevamo parlato di mulinelli, esatto. L'argomento è stato molto, diciamo, gradito, appunto, ci avevate chiesto info e ne abbiamo parlato appunto con Samuele, cercando di darvi alcune spiegazioni su come, su che criteri basarsi appunto per andare a scegliere un mulinello. In questo video cercheremo di fare la stessa cosa, ovviamente parlando delle canne, quindi questa volta in questo video andremo a trattare l'argomento canne da pesca e capire un po'... magari qualche risolvere più che altro tutti i dubbi che avete, chiarire un po' tutte, esatto, quelle domande che ci fate spesso nei social, in cui noi non riusciamo purtroppo a darvi una risposta chiara. Fin là, una risposta fin là, ma adesso scenderemo nel dettaglio grazie a appunto Samuele e Federico e andremo a capire a che cosa bisogna stare attenti quando si fa la scelta della canna da pesca, che sia la prima, che sia il secondo set, che sia il rinnovo dell'attrezzatura. Ci sono cose che dobbiamo tener conto, quindi lasciamo adesso la parola a Samuele che ci indicherà un po' come andrà la serata e andiamo a capirci di più, ragazzi. Grazie Max per la fiducia, grazie mille ragazzi per essere qua, per darci degli esperti, insomma, più che esperti diciamo che abbiamo avuto modo di confrontarci con moltissimi pescatori che appunto, come dicevi tu, con tutte le domande che ci hanno fatto, ci siamo anche noi un po' alla volta fatti dei bagagli personali, abbiamo analizzato situazioni e quindi con l'esperienza appunto di vendita a quel tempo ci siamo dati queste risposte che adesso appunto applichiamo alle persone. Premessa, vogliamo già far capire agli ascoltatori che questo sarà un video molto generico. Non andremo a parlare di marchi, non andremo a parlare di canne nello specifico, andremo a parlare in generale di quello che è, di come è solitamente una scelta, quindi quelli che sono i fattori che determinano la scelta della canna da pesca. D'accordo, quindi cercheremo di fare un discorso generico, semplice, in maniera tale che sia adatto sia a quel pescatore già presente nel mondo del car fishing, solo che magari ancora con dei dubbi che alle volte noi pensiamo siano scontati. Invece no, io penso infatti che tante domande che ci fanno a noi siano le stesse che poi vengono a fare a voi. Tutti i dubbi che hanno e che ci pongono a noi siano quelli che poi vengono da voi per essere chiariti, per essere risolti questi dubbi. Quindi secondo me in quello che tu dirai stasera, che ovviamente noi non sappiamo perché è lui la Bibbia in questo caso, saranno cose che dirà, ma che io e Cri rivivremo nei messaggi che voi ci mandate. Quindi tutte quelle volte che magari abbiamo avuto problemi nel rispondervi, adesso ci verranno in mente quelle domande e la risposta vi arriverà chiara, semplice, pulita da chi ovviamente mastica questa disciplina, perché il car fishing è la nostra disciplina, così si può dire, e quindi vi verranno risolti tutti questi dubbi.
Ottimo Max. E altra cosa che ci tengo a precisare, che come ho detto l'altra volta con i mulinelli, sicuramente quando si parla di attrezzature ci sono delle cose per cui è importante recarsi presso un punto vendita, un negozio di fiducia, che può essere qualsiasi negozio di fiducia, certo, e testare, toccare con mano. E ve lo diciamo sempre ragazzi, andate in negozio perché solo lì avete la possibilità di toccare, di capire. Soprattutto per quanto riguarda le canne, perché sì, direi che sono cose che vanno, sono attrezzi che vanno veramente sentiti. Ecco, già solo con questo piccolo argomento che avete toccato mi vengono in mente tante domande che ci hanno fatto, Cri. Cosa mi consigli, che cosa abbino? Cioè, è veramente un mondo che bisogna stare attenti, perché poi una volta spesi i soldini, è brutto, facciamo tutti fatica effettivamente a guadagnarseli, quindi esatto, insomma, esatto. E detto questo appunto parto già con una premessa: ci sono due fattori che io ritengo siano veramente importanti nella scelta dell'attrezzo della canna da pesca. Un fattore è concreto, l'altro fattore è astratto. Il fattore concreto è la cosa più semplice, è l'analisi della situazione di pesca. Quindi innanzitutto dobbiamo un attimino pensare a dove andremo a pescare, cioè i posti che noi andremo a battere, che può essere un fiume, un lago, una cava dove c'è tanta corrente, poca corrente, tanta profondità, poca profondità, lunghe distanze di lancio, corte distanze di lancio, dipende, ci sono quindi la situazione, l'ambiente di pesca è la prima cosa che andremo ad analizzare. La seconda cosa è un fattore, un elemento astratto, non siamo in grado di toccarlo, non siamo in grado di vederlo, lo dobbiamo sentire, ecco perché è importante recarsi in negozio o certo, da un venditore di fiducia, insomma, perché le canne si devono sentire con mano. Anche perché direi che comunque le differenze tra una canna e l'altra le senti solo quando le pieghi, quando la ce sensazione, l'hai in mano, la sensazione che ti dà la vero, canna. È vero. Noi prima facevamo dei test e che poi andiamo a vedere. Ci rendevamo conto appunto che le differenze tra una canna e l'altra ci sono, ma non sono così evidenti neanche quando le vai a piegare, le senti sulla mano, però a vederle uno da fuori dice ma è la stessa cosa. È vero perché quando ho scelto le mie canne comunque vederle e provarle sono due mondi differenti e purtroppo sento tante persone deluse del proprio acquisto perché sono state consigliate perché l'amico ce le aveva o magari una scelta di marketing, esatto, quel marchio va forte bella, però sì, non rispecchia le mie esigenze. E l'argomento che hai fatto prima, quello che hai appena fatto, il preambolo sul fattore non astratto, cos'era? concreto e quello prima, insomma. Non so perché, ma nelle tue parole ho rivisto un attimo quello che è il mondo del self-made. Sì. Se torniamo indietro un attimo su quel discorso, mi è venuto proprio un flash che anche il mondo del self-made toccava certi punti che hai detto, quindi interessante. Ma un po' tutto si collega, perché comunque esatto, la pesca è questa. Cioè la pesca, nella pesca è uno sport, un hobby, c'è tantissimo di personale, cioè il pescatore ci deve mettere tanto di personale, quindi il fattore soggettivo, siamo tutti diversi. Bravo. A te piace una cosa, a te piace un'altra, a me ne piace un'altra, cioè ragazzi questa cosa qua la devi sentire te. Proprio perché è personale, io perché dico self-made? Perché tanti ci chiedono che consigliami un mix, consigliami una pallina. Diciamo che le domande che vengono poste sono molto generiche, quindi molte volte bisognerebbe entrare nello specifico, bisognerebbe di fare persona, le domande giuste, o magari proprio sarà il negoziante che in questo caso vi porrà alcune domande per capire. Sai che un più po'. Che altro le domande sono generiche, ma richiederebbero risposte molto mirate. Esatto. Ed è quella la cosa un po', esatto, secondo me, un po'. Quindi difficile. Capite che è complicato un po'. Sì, perché beh, prima voglio contraddirvi un pochino tutti, perché ecco, se ci fosse una risposta ad ogni domanda per ogni persona, toglieremo quello che è quel mistero, ok, dell'andare a pesca, perché è bello sperimentare, è bello provare, sì, è bello giusto accorgersi con i propri errori, che comunque alle volte non sono errori ma sono appunto esperienze, quindi è bello accorgersi da soli che questa scelta è giusta, questa scelta è sbagliata. E tanti possono dire ma butto via dei soldi, ma perché sono buttati? Cioè perché sono buttati? Investiti. Sì, sono. Tu perché hai fatto una spesa, migliorare? Sei andato a pescare, sei uscito di casa, sei andato a pescare, sei andato nell'ambiente che ti piace, già hai tanto fatto quello che ti è piaciuto. Il concetto della pesca non è solo prendere, arrivare, buttare l'innesco, prendere la carpa da 30 kg, portarla a guadino a fare la foto. Non è quello. Cioè la pesca, la cattura è la fine, la parte bella è il tragitto, è il percorso che si fa, come nella vita, come in tutte le cose, il percorso è la cosa bella. Esatto, quindi esatto, tutto quello che noi andiamo a fare prima di catturare il pesce, l'emozione che abbiamo quando
quando andiamo a pesca ci alziamo la mattina dalla tenda, vediamo l'alba con quel fumetto nell'acqua, il pesce che salta e decidiamo, pensiamo, madonna, ma adesso cosa faccio? Come calo? Dove calo? Lancio distante, lancio gol. Questo è bello, quindi è non possiamo trovare una risposta a qualsiasi domanda per ciascuna persona, perché altrimenti togliamo quella parte di mistero, quel divertimento e ci si stanca. Diciamo che noi negozianti siamo qui più che altro per indirizzare un pochettino l'utente finale, però ovviamente è lui che deve provare e cioè trovare il suo attrezzo, e non è detto che sia il primo e neanche il secondo. Ci sono degli standard, ci sono dei range dove noi possiamo più o meno stare, capiamo che a quel cliente serve quella determinata cosa, sappiamo che quelli sono i 4-5 attrezzi che possono fare per lui, in funzione al budget e alla situazione di pesca, ecco che noi andiamo a consigliare questi attrezzi, infatti noi abbiamo anche una vasta scelta che poi se volete far vedere volentieri, appunto per questo motivo qua, perché andiamo alla ricerca del prodotto ideale per il pescatore. Quindi se alla mattina vi svegliate e c'è quel lieve fumo, quello è il mistero, ragazzi, che non ce lo toglie nessuno. Allora ragazzi, il vino inizia a farsi sentire ovviamente, quindi questa è la sesta volta che rifacciamo sta ripresa, ma entriamo un po' nel dettaglio del video. Io direi subito di fare un po' di matematica, ovvero unità di misura. Due. Uno più uno. Hai visto Max? Ci sono. Ci sei. Esatto. Unità di misure perché? Perché libraggio e lunghezze sono secondo me due argomenti che vanno per la maggiore a livello di domande. Se sei d'accordo iniziamo con questo. Ero più concentrato sul prosecco, ma va bene, dai, d'accordo. Ci sta. Allora, hai incentrato perché la scelta principale la si fa ovviamente sulla lunghezza delle canne, appunto, e sulla potenza, perché sono i due fattori principali che distinguono praticamente tutte quante le canne. Certo. Quindi partiamo, analizziamolo tutti e due. Allora, la lunghezza innanzitutto, facciamo un po' di scuola, ok? Le cose basilari, appunto, che io dopo ho scontato, non sono scontate. No, non sono mai scontate, esatto. Quindi la misura delle canne non è in metri, ok? È in piedi. La misura delle canne, specialmente da carp fishing, d'accordo? I piedi, foot, esattamente. Esatto. FT, oppure quelle due, le virgolette che si trovano vicino a un numero, ok? Bene, allora, le canne da carp fishing solitamente vanno dalle 6 piedi alle 13 piedi. Ok, quindi 6 piedi, no, 8 piedi, 9 piedi, 10 piedi, 11 piedi, 12 piedi, 13 piedi. E 12.6 esistono ancora? Esistono ancora, però ormai si fa veramente fatica, sono quelle in via di mezzo che magari poi per un attimo eventualmente ne parliamo. Ok. E il piede è un 30 cm, unità di misura che segna circa 30 cm, quindi la canna all round più sentita è la 12 piedi, che è un 3,60 m, quindi per dare la metratura, farvi capire, la 13 piedi è un 3,90 m, sono quei 30 cm da 12 a 13, una 10 piedi, che è una delle canne al momento più conosciuta, più che va di moda, diciamo, è la 3 piedi, da 10 piedi e 3 metri, mi sono impapero anch'io con i metri, e i piedi. Quindi quando andiamo a scegliere queste cose qua, allora solitamente una 6 piedi è una canna da stalking. Una 9, 10, 11 piedi sono quelle canne da corta distanza, da spazi angusti, quindi stretti, con eventualmente magari qualche arbusto, albero vicino, quindi per lanciare l'arco. Fatica nel lancio. Esattamente. Okay. La 12 piedi è la canna per eccellenza, è la canna all round, quella che di solito si va a consigliare a quel pescatore che vuole fare, tra virgolette, un po' di tutto. Andiamo poi ad analizzare anche questo un po' di tutto, perché non vuol dire tutto. Che cosa vuol dire un po' di tutto? Bravissimo. E i limiti dell'un po' di tutto. Bravissimo. 13 piedi è quella canna che si va a scegliere quando si vuole aumentare al massimo, in certe situazioni, che poi approfondiremo, la distanza di lancio. Ma non solo, perché la 13 piedi serve anche per rimanere con la punta, con il filo, distante da eventuali ostacoli nel sottoriva. Prova a immaginare una pesca o in fiume o in cava, quando magari c'è un arbusto, un albero nel sottoriva, canneto, il pesce ti va magari laterale, esattamente, più è lunga la canna, più il filo rimane. E infatti qua io e Cri, sapete, peschiamo con le 10 piedi, più volte io ho detto a Cri, cavolo, aver avuto una 12-13 piedi in questa situazione dove il pesce si era andato proprio a rintanare tutto a sinistra davanti a un cespuglio, davanti a noi, si faceva fatica, quindi... Però ho venduto 6 canne questa sera, perché poi dopo ci andiamo a scegliere le 13 piedi, vi portate a casa 3 13 piedi a testa. Ok, così ho trovato... Cri, comprate. Fatta, a posto. E ascolta, sfattiamo un mito. Gommone uguale 10 piedi. No, non è una regola. Allora,
anche qua ci sarebbe da entrare un po'... c'è da entrare nel dettaglio. Ma non perché... entriamoci troppo. No, allora, perché è una cosa velocissima da capire, gli spazi. Okay, un gommone grande sicuramente c'è più modo di girarsi e di avere più spazio, si può tranquillamente usare una 12 piedi. Un gommone piccolo, una 10 piedi, come una 6 piedi, una 9 piedi, risulta sicuramente più comoda. Però attenzione, perché non è solo la misura della canna da dover scegliere, ma è anche una questione poi di azione e di potenza, perché dal gommone solitamente si tende ad avere alla fine del combattimento la carpa che ti viene sotto, sì, automaticamente la canna, prima di andare a guadinare, si tende a fare il lavoro di tenere la canna dritta, alzare la punta molto dritta. Più la canna è rigida, ovviamente, più la carpa tende a far leva sul filo, sull'amo, e la canna non ammortizza, diciamo, i movimenti della testa, quindi l'amo ruota e si slama. E si slama. D'accordo? Quindi una canna, anche se è lunga, va bene lo stesso, l'importante è che tenda ad essere più parabolica possibile, quindi che abbia una curva. Che parola mi hai detto! Qui sono, questi sono discorsi secondo me molto più tecnici da affrontare in un secondo momento. Non in quindi, questa no, situazione. La pesca dal gommone sicuramente non la fa un neofita, uno che inizia a pescare oggi o domani, insomma. No, certo. Quindi era per rispondere alla tua domanda, ma magari un giorno eventualmente affronteremo magari quelli che possono essere le attrezzature ideali per la pesca in gommone. Sì, sì. D'accordo. Ti lascio continuare. Io passerei al secondo fattore, che è il discorso libraggio, che anche questa qua è una delle cose più importanti, quasi di più della misura delle canne, della lunghezza. Il libraggio, la potenza è in libbre, appunto libraggio. La libra corrisponde a mezzo chilo di... una libra è mezzo chilo. E come si fa a misurare? Questa è una cosa interessante, quindi può essere che ti interessato o meno, è una cosa interessante secondo me. Come si fa a misurare? Solitamente le aziende si prende la canna e si mette parallela praticamente al pavimento, gli si applica un peso alla punta. Quando la canna arriva a fare una piega di 90 gradi, quindi quella punta che va a 90, non che tocca a terra, ma deve essere perfettamente di 90 gradi, d'accordo? La piega a 90 gradi, quel peso è il libraggio della canna. Quindi quanta potenza, quanta forza ci vuole per portare la canna a piegare di 90 gradi. Questo è l'unità di misura, questo è il libraggio. Le canne si possono trovare da 1,75 a solitamente 5 libbre, 5 libbre e 50. Questo perché in funzione alla situazione che si deve affrontare, ovviamente servirà una discreta potenza. La libra 75, di solito le due libre si trovano nelle 6 piedi, perché tanto più è corta una canna, meno si distribuirà la sua potenza nel fusto. Okay. Quindi per quanto abbiamo una canna corta, se con un libraggio comunque basso, risulta la canna dura. Cioè, la sensazione è di avere una canna dura. Tanto più è lunga la canna, tanto più sembrerà morbida, per quanto comunque la potenza per portarla ai 90 gradi sia sempre la stessa. Quindi è una questione di sensazione, il discorso che facevamo all'inizio. Poi andiamo sulle canne generiche, che sono dalle 2 libbre 75, che sono ormai diventate molto rare, quindi parliamo già delle 3 libbre, che sono quelle canne adatte a delle situazioni di pesca semplici. Quindi magari chi va a pescare nei laghetti dove non ci sono grossi ostacoli, dove non c'è corrente, perché comunque la canna da 3 libbre è una canna che già ha potenza a nervo, solo che si tende a scegliere sempre qualcosa di più potente. La 3 libbre 25 e la 3 libbre e mezza sono quelle canne che vengono scelte solitamente quando si tende a pescare con piombi più importanti, quindi magari in fiume. Quando c'è corrente si pesca con un piombo più grosso, o eventualmente quando si pesca nei laghi, nei grandi laghi o nei piccoli laghi a bombetta, che si deve caricare un peso importante, e quindi il lancio deve essere fatto in sicurezza, che sia corto o lungo, ma comunque in sicurezza. Quindi si scelgono queste canne. Le canne invece più potenti, quelle che vanno dalle 4 libbre 50 fino anche alle 5 libbre 50, gestiscono anche piombi da 250 a 300 grammi. Piombi, pesi, perché solitamente sono quelle canne che si usano per le azioni di spodding, quindi sono le canne da spod. Quindi questo è un po', diciamo, il range. Ma si può pescare con una canna da spod? Ma puoi pescare con i pali per i pomodori, per conto mio. Cioè, se volete andare a pescare, ragazzi, con un manico della scopa, legarci un mulinello e lanciare, per me potete farlo, nel senso non c'è nessuno che vi vieterà di pescare con qualcosa. Perché sento tanti che per arrivare più lontano con una bella bombetta usano comunque canne da spod. Certo, sì, sono quelle cose che però sono sbagliate. Ah, vedi. Ok, perché concettualmente sono sbagliate. Ora sicuramente si verrà fuori una sfilza di messaggi. Ma siamo qua per quello e ognuno è libero di dire la sua, Samu. Certo, allora ci sono delle regole. Però bisogna anche dirla poi in modo costruttivo. Quindi speriamo che il pubblico che
vuole dire la sua, dia un consiglio piuttosto che andare incontro a quello che è il tuo pensiero. Certo. Invitiamo. Ci sta. Allora, solitamente entriamo nello specifico bombetta. Una bombetta solitamente pesa dai 140 grammi per quelle più leggere, con piccoli piombi per raggiungere distanze elevate, fino ai 250 grammi. Io vedo le bombette più grosse di 250 grammi, a meno che non si parte qui che fa le buste della spesa e ma certo, ci carica il sacco così di pellet e boiler, ma non si lancia distante. No, peschiamo sotto riva. Ovviamente se devi aggiungere, ma non ha neanche senso andare a lanciare sotto riva nel canale un sacchetto così di mais, perché tanto comunque ci posturi sopra con la fionda. Esatto. Fai anche meno casino. Esatto. Fai meno rumore, spaventi meno il pesce. Esatto. Quindi, vero, ripeto, per quello dico è sbagliato. Poi ci possono essere quelle situazioni particolari in cui una canna da 5 libbre può aiutare nella fase di pesca, che molti clienti miei la scelgono per andare a pescare nei grandi fiumi, dove c'è molta corrente, dove magari il pesce veramente è forte, è potente, quindi devono gestirlo, girargli la testa, come si dice, in situazioni veramente estreme. Sì, e quindi corrente, magari una 5 libbre può aiutare. Attenzione, perché anche qua, se vogliamo entrare un attimo nel dettaglio, una parola spesa veloce, non è la potenza solo della canna, è anche la qualità del grezzo. Perché se noi andiamo a scegliere un grezzo di qualità importante, quindi con una quantità di carbonio, il grezzo ovviamente è cilindrico, è sferico, è un cilindro praticamente, un tubo vuoto all'interno, e la quantità di carbonio che fa spessore è importante, è quella che determina la qualità, la forza, certo. L'affidabilità della canna. Ovviamente è una canna che ha un costo maggiore, ha un determinato tipo di carbonio che resiste anche a sforzi più elevati. Quindi adesso ne abbiamo parlato prima del 3,50 libbre dal libraggio per arrivare a 90 gradi, non è che a 90 gradi la canna ha finito di lavorare, ci sono quelle canne che le puoi tirare fino anche eventualmente, che ne so, a 3,5 kg, certo. Lo puoi tranquillamente fare. Oddio, magari questo, ripeto, è un discorso veramente molto tecnico, però non si può tranquillamente fare, certo. Quindi detto questo, insomma, è una scelta soggettiva che io non reputo necessaria, diciamo così, non è che sia sbagliato, come dicevo prima, uno può fare quello che vuole, certo. Semplicemente a parere mio non è necessario. Ok. E per spendere una parola in più, che è una cosa secondo me che viene conosciuta poco, io... A me mi è incuriosito lo stalking prima. Esatto. Ah, esatto. Era quello? Ok. Esatto. Fantastico. Sì, quindi, perché è una cosa che io e Cree... abbiamo sempre detto, Cree, correggimi, Cree è dietro la telecamera in questo momento, correggimi se sbaglio, Cree, ma abbiamo sempre voluto provare a fare questa pesca stalking, ma c'è poca informazione secondo me, forse perché non ha ancora preso piede qua da noi, e quindi non penso che basti una canna corta e poi il gioco è fatto. Ci saranno degli accorgimenti da fare o no? O è così semplice come uno può pensare? Facciamo parlare chi ne sa un po' di stalking. Bene, Federico, dici tutto sullo stalking. Beh, allora sì, io lo stalking l'ho praticato prevalentemente per motivi di tempo, perché ovviamente è una pesca un po' più veloce da fare. Che è lo stesso motivo per cui stiamo pensando di farlo io e Max. Ed è una gran bella cosa, perché oltre a essere una pesca veloce è anche molto stimolante, perché si pesca genericamente a vista, perciò si va in cerca del pesce, si cerca di individuare dove possa essere, ed è veramente una pesca molto divertente. Detto questo, sicuramente la scelta dell'attrezzatura, canne non lunghissime, io starei dalla 6 piedi alla 10 piedi, comunque azioni non potentissime, perché comunque andremo a cercarle nell'immediato sottoriva, e mulinelli comunque rapportati a dimensione della canna, e che dire, è una pesca molto molto light, perciò poca attrezzatura, ci si sposta di frequente ed è veramente una pesca divertente. Quindi ovviamente va fatta con una canna corta, una canna più comoda comunque possibile. Ad esempio adesso ci sono sul mercato le retrattili, che sono veramente comode, perché quando le metti via occupano pochissimo spazio, le puoi portare in mezzo a rovi eccetera eccetera, senza avere quell'attrezzo che si impiglia, ti dà fastidio e... Sì, anche perché essendo una pesca in cui ci si sposta, ovviamente avere una cosa che abbia meno ingombro possibile penso sia... Ricerca, tante volte lanci, aspetti mezz'ora, tre quarti d'ora, non vedi attività, non vedi passaggio di pesce, chiudi tutto e in 10 minuti ricominci a spostarti per trovare lo spot migliore. Perciò un'attrezzatura compatta secondo me è molto molto importante. Bene,
È una pesca che sicuramente noi adesso andremo a fare, quindi appena avremo l'occasione, ma appunto per il tempo che abbiamo ci aveva un po' incuriosito, infatti. È veramente stimolante pesca qui e è divertente, anche perché esatto. A volte io mi ricordo spot su acqua molto limpida, peschi veramente guardando l'innesco. Ti siedi lì, hai la canna, a volte anche senza avvisatore, senza niente, l'appoggi lì. Appoggiata per terra, e peschi, proprio sul... E peschi veramente guardando, quando il pesce mangia lo vedi. Ed è veramente una pesca molto molto bella. Bene, fino adesso è tutto chiaro ragazzi? Vi ricordo che potete commentare, fare domande e... Dovete. Dovete. Buono? È buono? Hai sentito? Si è sentito. Scusate. Il microfono è qua, Cri. Si è sentito. È apprezzato il prosecco. È apprezzato, è apprezzato. Invece. No, invece vieni prosecco. Questa via non ci interessa. Non serve oggi. No, se avete domande ragazzi scrivete nei commenti e cercheremo di rispondere a tutti. Non ci chiedete di che marca è il prosecco, non lo sappiamo. No, quello non lo sappiamo. E io prima però ho sentito da te una parolina che può aver destabilizzato molti di loro, perché si parla di queste azioni delle canne. Prima hai detto parabolica, so che non è l'unica parola che esiste come azione, che ci dici? Qui ci vuole un sospirone infinito. Immagino. Perché questo è uno dei problemi più grossi che riscontriamo quando è ora di far capire alla gente com'è una canna, perché l'azione della canna non è un'azione, l'azione non è una, non è unica. Le azioni, per dirti, sono tre, cioè c'è un'azione parabolica, un'azione progressiva o parabolico-progressiva come si dice adesso, e poi c'è l'azione di punta. Sono le tre azioni che distinguono, che determinano poi il fattore lancio e recupero eventualmente del pesce. Detta semplicemente mi viene così. Allora, io non riesco, non è che non riesco, io non mi sento oggi di entrare nel dettaglio di queste azioni, ma non perché non sono in grado di spiegarle, ma perché sarei noioso probabilmente e lungo in questo video. Magari potremmo fare un qualcosa di più tecnico, anzi, certo. Potrebbe essere un'ottima idea per un video, magari, dove andremo proprio ad analizzare le azioni per la questione lancio, perché azione e potenza delle canne in funzione proprio all'azione e al carico del lancio peso. Lancio barra, dall'altra parte, divertimento anche in pesca, perché sono due cose che Ma c'è venuta, abbiamo adesso il discorsetto da fare. Beh, su ragazzi, questa cosa qua, vedete, ovviamente si può creare un secondo appuntamento, certo, magari entrare più nello specifico, certo, questo lo facciamo con un po' di pazienza, ma lo facciamo, sì, magari facciamo quella puntata di 3-4 ore e... bravissimi, allora ci vogliono più bottiglie di prosecco sì. Ragazzi, portate il prosecco, qualcuno, nessuno che ci offre il prosecco qua, cioè, vi offre l'indirizzo, basta di guardare cose su da la pesca a Castelmini, sì, veramente, se vi fanno provare un sacco di non cose, so, non terza ola come che ci manda, vabbè, divertente. Le prime due sono divertenti. Bene, allora facciamo una cosa. Ci spostiamo un attimo su un posticino che ho preparato in maniera molto veloce per cercare di far capire, di far vedere effettivamente con occhio quella che è più che l'azione, come si comporta una canna con dei pesi, con i vari pesi, d'accordo? Okay. E quindi parlerò anche in maniera generica di quello che sono le azioni. Quindi venite con me, chi vuole venire mi segue, faccio vedere qualcosa. Perfetto. Via. Bene ragazzi, cambio scenario. Samu, che succede qua? Hai visto cosa ti ho preparato? Allora, io ti rovescio la domanda invece. Cosa vedi? Prova a dirmi tu, a parole tue, cosa vedi? Ma allora, sicuramente penso sia una domanda trabocchetto, perché dovrebbe essere facile. Vedo tre piombi che mi sembrano uguali, ma vedo tre inclinazioni dei cimini diverse. Semplice. Non c'è tanto effettivamente, okay. Vedete, è veramente semplice, tante volte alcuni concetti sono più facili a dimostrarli che a spiegarli. Sì, è proprio così, ci sono tre canne con tre differenti potenze, d'accordo? Per elencarvele, questa è una 3 libbre, questa è una 3 libbre e un quarto, questa è una 3 libbre e 50, d'accordo? Non stiamo parlando di azioni, stiamo parlando di potenze. L'azione è una cosa, la potenza è un'altra. Abbiamo detto prima che le azioni le affronteremo in maniera più dettagliata magari in futuro. Adesso parliamo di potenze, d'accordo? Abbiamo messo tre pesi uguali, ok, su ciascuna canna. Come potete ben vedere dal video, sicuramente noterete che la prima canna ha la punta, il cimino più basso, la seconda meno basso e il terzo più alto, diciamo. Quindi si capisce
tranquillamente che con lo stesso peso le canne rispondono in maniera diversa. La prima canna è più morbida, tende a piegarsi di più, la terza canna si piega di meno. Questa mi sa da più divertente. Esatto. Il concetto che io voglio spiegare adesso, che è la cosa più semplice, la prima cosa che si tende a far capire al pescatore che si avvicina a questo tipo di pesca o comunque che pesca in maniera amatoriale, cioè certo, il classico pescatore certo. Amatoriale, ok, è proprio questa. Quindi un po' come cercare, noi, ma come la maggior parte, perché il concetto della pesca è che ci dobbiamo andare a divertire. Esatto, poi esatto. La pesca, l'agonismo è un altro discorso, certo, però certo. È quella fascia, è quella cosa che va già oltre. Certo. Quindi una canna più morbida, quindi in questo caso il 3 libero, il 3 libero e 5, il 3 libero e 25 diciamo, sarà una canna sicuramente molto più divertente in fase di pesca, oltre al fatto che comunque ti perdona di più gli errori. Però il divertimento è secondo me la cosa più bella, e tante volte seguire quella che è la moda di canne dure solamente perché si sente dire che devo lanciare, devo fare, devo arrivare, certo. Quando magari non è necessario, porta a commettere alcuni errori. Ti perdona di più gli errori, cosa vuol dire? Che una canna morbida in combattimento con il pesce sicuramente tenderà appunto ad ammortizzare di più quello che è la testata, le testate del pesce, le fughe del pesce. Quindi l'errore magari del mulinello con la frizione troppo chiusa, la posizione sbagliata della canna, quindi la canna troppo dritta o la canna troppo in direzione dell'acqua, quindi troppo orizzontale, cioè quel movimento sbagliato con una canna più morbida viene più perdonato, perché la canna dura, come dicevamo prima, ammortizza molto meno e tende a permettere al pesce di avere quei momenti morti, diciamo, in cui l'amo ruota, gira e si stama. Ok, non sei più a contatto diretto con la parte finale e quindi non è più tu il gioco, ma esatto, esatto. Poi torniamo comunque a ricordare che ovviamente non è che si può sempre scegliere la 3 libre quando magari è necessaria, certo, una 3 certo. libre 50. Però ricordiamoci anche, cioè cerchiamo di capire che una canna da 3 libre o 3 libre o quarto è una canna che gestisce in tutta tranquillità comunque anche le bombette o dei pesi importanti. Faccio un esempio velocissimo di quella che è una mia situazione di pesca. Io ho pescato per tantissimi anni in fiume, il fiume Brenta, non so se qualcuno sicuramente lo conosce. Beh, sì. Dove si pesca comunque in corrente, tante volte con piombi da 300 grammi. Io sto parlando di 16-17 anni fa, io pescavo con le alive di Shimano perché ero giovane, poco budget, canne che costavano pochissimo, 300 grammi di piombo a 70 metri, 3 libre. Ok, quindi adesso invece abbiamo questa mania del peso. Abbiamo la mania del long... Del long range. Long range, che poi che cos'è sto long range? Bravissimo, visto che l'hai nominato, a questo punto io propongo una cosa. Io direi di andarci a sedere un attimo. Andiamo a un boccino di prosecco, che io sono secco. Okay? Esatto. E poi affrontiamo questa cosa del sì, perché secondo me tanti non hanno ancora ben chiaro il long distance, il long range. Perché stesso. Per tanti, questo è quello che viviamo noi sui messaggi, già pescare a 80 metri è long range, secondo me non è vero. No. Ok. Andiamo, direi che facciamo andiamo due sedere. Parole su questa cosa. Esatto. Dai. Beh, anche perché così chiediamo anche qualcosina a Federico, che anche lui in questo caso qua è abbastanza... Ok. Ne okay. sa abbastanza. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Vai. Allora ragazzi, Max prima con Samuele ha tirato fuori un argomento interessante dove spesso appunto riceviamo qualche domanda. Long range o long distance? Siccome è un argomento dove appunto né io né Max sappiamo rispondere, lo chiediamo a voi ovviamente. Cos'è? Che argomento è? Spiegateci un attimo un po'. Diciamo che intanto è importante definire qual è il giusto modo di interpretare la pesca a lunga distanza. La pesca a lunga distanza non è il lancio a 80 metri, il lancio a 90 metri, di solito si intende pesca long distance quando andiamo a fare lanci importanti sopra i 100 metri, genericamente, ok? Perché bene o male con le attrezzature di oggi un lancio da 80-90 metri lo fai un po' con tutti i libraggi di canne, tralasciando magari le canne più corte che ovviamente non sono destinate a una pesca a lunga distanza. Detto questo, diciamo che la pesca a long distance si fa 12 piedi, 13 piedi, e qui lascerei un attimino entrare nel dettaglio Samu. Ok, perché no? Però prima di entrare in questo discorso qua, c'è una cosa che vorrei definire. Hai parlato di long range e long distance. Che differenza c'è?
Long range genericamente si intende pesca a lunga distanza ma fatta portando fuori le esche, perciò con l'utilizzo del gommone o della barca. Okay. Quindi long, con un range long range ovviamente, dove tu vai veramente a calare a distanza. Quindi anche col barchino. Sì, fondamentalmente si potrebbe intendere anche quello. Diciamo che long range sarebbe pesca a distanza. Esatto. Non ci sono, okay, non sono delle definizioni. Long distance. No, un po' per chiarire, un po' perché ovviamente sì, esatto, loro giustamente chiedono, io faccio pesca long range, faccio long distance, però esatto, magari non hanno ben chiaro, e magari anche noi effettivamente più che altro ben chiaro. Il pescatore medio non ha ben chiaro che lanciando senza misurare magari a contametri o a picchetto, lui lancia, vede che l'innesco, la bombetta arriva lontano e allora secondo lui sta facendo una pesca a lunga distanza. Anche perché non abbiamo la percezione di quanti metri sono. A meno che non usi tipo il distance stick, che allora ti prendi le misure, le distanze. Ma già un lancio a 95-100 metri è un lancio importante, ok? Tanta gente mi dice, ah, io vado lì e pesco a 160 metri. Tosta. io sto un attimo in silenzio, vabbè, molto bravo. Noi sbobiniamo i mulinelli tante volte di clienti che dove vanno clippati, perché la gente esatto, effettivamente quando tira su l'ultimo lancio cosa fa? Clippa ovviamente il mulinello per rilanciare lì, andiamo a sbobinare, sbobiniamo con i contametri e arrivano a 90 metri, 85-90 metri, magari pensano di lanciare 120-130. Ah ecco, sì, perché giustamente resta la clip. Quando io vado a riavvolgere il filo vedo dove finisce il filo, dove c'è la clip giustamente. Ah. Certe volte, esatto, non è che non sia ben chiara, non è che non sia ben chiara, è che bisogna veramente distinguere quello che è un'idea di quello che vogliamo fare da quello che realmente abbiamo bisogno di fare e che facciamo. È vero. Ok, perché la pesca al lancio è sempre, quando parliamo di long range, vuol dire che non si va a lancio, si va a portare fuori l'innesco col barchino, col gommone e quant'altro. Quindi è una pesca statica, la canna ferma, porti fuori l'innesco, diciamo così. Mentre al lancio è quando tu compi il movimento del lancio. Ma anche 20 metri è pesca al lancio. Quindi adesso noi stiamo parlando della pesca a lunga distanza. Ok. Quindi andiamo a superare quella soglia che è la pesca standard, che si può fare un po' con tutte le attrezzature. Ok, quando è questo caso qua? Secondo noi sono sopra i 100 metri, d'accordo? E per entrare più nel tecnico c'è bisogno di qualcosa di tecnico, di specifico. Quindi l'attrezzatura deve essere prima di tutto dedicata al lancio a lunga distanza. Una piccola parentesi che mi sento di fare: non è neanche del tutto necessario a volte avere un attrezzo super potente, perché ci possono essere delle situazioni di pesca, come ad esempio piombo libero, chod rig, e con un attrezzo da 3 libre 25 se lo carichi bene e ci lanci bene arrivi tranquillamente a distanze veramente bisogna importanti. Fare un po' di pratica prima. Beh, 120 grammi gestisce una 3 libre e un quarto. Ah, sì. 120 grammi è un bel piombo da caricare, ragazzi, E penso che bisogna anche saper lanciare. Eccola qua. Allora, perché ci sono molti fattori, ok, che vanno ad incidere sul lancio, quindi attrezzatura è uno di questi. La tecnica di lancio è la cosa più importante, e la tecnica di lancio è abbinata a quello che è, secondo me, la corporatura, no, secondo me, che è fisica questa, è abbinata alla corporatura del pescatore, d'accordo? Quindi in questo caso ti pongo io una domanda, solitamente io penso che anche tu forse, vediamo se mi rispondi come sì, pensano la maggior parte dei pescatori. Okay. Tu prenderesti una canna da 12 o da 13 piedi per lanciare il distante? Per te. Penso che era la domanda che volevo farti. No, la stavo preparando e ero in silenzio perché volevo, visto che questa è la serata dei miti sfatati, volevo chiederti. Allora, posso rispondere un attimo? Sì. Dai, ti spiego il perché. I ragazzi... Chi vince e chi indovina mi beve l'ultimo goccio di prosecco. Io avevo una canna da spot da 13 piedi. Da spot? Mm. Ah. 13 piedi. Sì, sì. Ah, sì. Okay. Adesso ne ho una da 12 piedi. E lanci più lontano con questa? Non è che lancio più lontano, vado meglio. Con una 12 piedi ho la sensazione di caricare la di canna. Caricare di più. Mm. Quindi da possessore, non è una canna da car fishing, parliamo di una canna appunto da spod, quindi ha un libraggio alto. Comunque la tecnica di lancio rimane la stessa, che tu lanci uno spomb o che tu vai a lanciare. Però, una bombetta, avendo avuto entrambe le canne, certo, ho la sensazione, perché non ho misurato effettivamente,
di riuscire a lanciare più distante con la canna da 12 piedi. Personalmente. Domanda però che mi fa capire per darti una risposta. La canna era la stessa, cioè era lo stesso modello? No, due canne completamente diverse. Ok, non sono mai in grado di darti una risposta. Perfetto. Allora vengo io adesso. Capite quanto è difficile alle volte entrare nello specifico? È impossibile darti una risposta, perché dovresti dirmi quali sono le due canne e io dovrei conoscerle, perché anche il comportamento della canna stessa determina poi questa cosa. Certo. Perché tante volte è più facile caricare una canna morbida che una canna dura, però una canna troppo morbida non ti permette di raggiungere quella distanza. Era un palo. Parliamo di distanze, di lunghe distanze, sì. D'accordo? Allora, okay. Scusa, posso? Sì. Visto che stavo dicendo, questa è la serata dove possiamo sfatare. Ti serve la 12 o la 13? No. C'è questa convinzione dove se devi tirare a long distance, devi comprarti una 13 pin. Questo però mi ha un attimo fatto capire che io ho provato le canne che usava e usa lui, e il suo un attimo spiegare questa cosa mi ha fatto riflettere che questa domanda che ti ho appena fatto, se è vero che per andare lontani bisogna avere per forza una 13 piedi, forse non è poi così vero. No, perché allora se guardiamo com'è la fisica di per sé su carta, sì, perché ovviamente più è ampio l'arco che andiamo a far compiere al piombo, diciamo, infine più sarà la distanza di lancio, la distanza che noi andremo a raggiungere, d'accordo? Quindi più è lunga la canna, più l'arco sarà ampio, più andiamo a lanciare distante. Però c'è anche da tener conto che non è solo questo, lancio è anche tecnico, ci vuole la persona, cioè la persona che deve lanciare, quindi per posizionare la canna e far sì che questo arco compia il movimento giusto, ci vuole una corporatura adatta, ok? Che riesca a far fare la leva della potenza giusta all'attrezzo che hai in mano. Sì, il concetto è quello, quindi bisogna far fare il movimento alla canna e al piombo corretto, nella maniera corretta. Quindi la corporatura. Quindi la canna andrebbe presa in funzione anche alla corporatura, principalmente alla corporatura. Allora, per dare dei numeri, ok, matematica di nuovo, via. Matematica di una stavolta 2 più 1 non funziona, no. Più non lo so, non sono più capace di contare stasera, 80 ragazzi. Più 85. 80 la bottiglia 85. È finita, ragazzi, c'è ancora un goccio. Allora, vediamo se ce la faccio. E sopra io mi sono poi informato, ho letto, ho chiesto, mi sono poi informato e le risposte, quelle, la risposta media è stata sopra 1,80 m per oltre gli 80 kg, io direi anche qualcosa in più, per le canne da 13 piedi. Ok, perché è una questione di spostamento di peso, ok, e di posizionamento della canna. Quando noi mettiamo la canna dritta sopra la testa, quindi col lancio con la canna dritta sopra la testa, abbiamo la canna perpendicolare circa al terreno, c'è una distanza da mantenere tra il piombo, tra il cimino ed il piombo. Solitamente dovrebbe arrivare, il piombo dovrebbe arrivare allo stivo circa, esattamente. Quindi in questa posizione con la canna perpendicolare, il piombo non deve toccare a terra. Quindi se noi non siamo abbastanza alti, e ovviamente più è lunga la canna, più lo spezzone di filo sarà lungo, d'accordo? Quei 15-20 cm di differenza sono quei 15-20 cm di differenza dell'altezza della persona. Sì. Perché la canna, ripeto, la teniamo parallela, scusate, sì, al terreno. Se uno va a fare un lancio corretto. Esatto. Quindi se il piombo tocca terra, andremo a perdere quello che è il carico della canna. Quindi per quello si sceglie una canna 12 piedi alle volte piuttosto che la 13 piedi, però questo è un discorso molto tecnico che avremmo dovuto fare in altri ambiti, però vabbè, vedo che comunque la pesca al lancio è uno dei problemi più grossi che riscontrano i pescatori, ma problemi perché? Perché si creano il problema. Diciamo che tantissime volte ci entra in negozio il cliente che magari è, che ne so, al mio fisico, perciò magari 1,70 m, 1,72 m, magari pesa 70 kg e vuole la 13 piedi. Per esperienza personale, io con la 13 piedi ci ho provato tanto, ma non riesco a caricare. Sento proprio che quando ho eseguito il movimento ed ho fatto uscire il filo, la canna non è stata caricata. Quindi come riesco a caricarlo? Torna al ragionamento mio. Io sono 1,74 m circa, peso 80. Io ti. Sul peso. Perché? È uguale. Lui ride, ma peso uguale a me. Infatti siamo alle 10 piedi. No, la matematica, aspetta. Probabilmente... canna da spod, infatti io mi trovo meglio a lanciare con la 12 piedi. Con la 12 molto, perché non sono altissimo. Gli 80 sono i nuovi 60, Peso anche se ti dico
ci sono dei casi in cui pescatori molto tecnici, molto bravi a lanciare, comunque con una corporatura magari un po' più piccola, ridimensionata rispetto a quello che sarebbe lo standard, usano comunque una 13 piedi e la riescono a caricare. Stiamo parlando di agonismo. Esatto, stiamo parlando di persone che comunque con le canne ci pescano, ragazzi. Quindi capite quanto... quanto è importante andare nei negozi, parlare con chi sì, ne sa, prendere in mano gli attrezzi alle volte, perché effettivamente adesso mi metto nei panni del carpista che va in negozio, voglio una canna da spod, voglio una 13 piedi, perché voglio una 13 piedi, però si rischia di fare appunto quell'acquisto sbagliato che poi magari non ci si trova e ci sono i motivi sotto, quindi ecco che chiarire alcuni punti, avere alcune informazioni ci permette di fare un acquisto più possibile vicino a quella che è la nostra esigenza, un po' più di mirato, pesca. Corretto, sì sì, esatto, corretto. Quindi ecco, noi siamo qui apposta, penso che tutti i negozianti che siano lì apposta, infatti ok, è vero che esiste internet, è molto comodo, alle volte si risparmia e quant'altro, però molto spesso non si tiene conto del fatto che andare a comprare un attrezzo e poi rivenderlo non si è risparmiato, si è buttati via di soldi. Sì. È vero che torniamo al discorso iniziale, che bisogna mettersi in gioco, provare, perché non sempre si indovina, però perlomeno c'è molta più probabilità di indovinare così quando c'è una persona dall'altra parte che cerca di capire la tua situazione e via. Poi dobbiamo anche sfatare quest'altro mito. Dalla mia parte di negoziante, noi notiamo tantissime volte da parte del cliente questa diffidenza, perché c'è paura che il cliente ti stia fregando, che ti stia cercando di vendere quello che ha. No, non il cliente, scusa, il negoziante cerca di vendere quello che ha. Esatto, è quello il problema, è tardi, è quello il problema. Quindi anche questa cosa qua non è vero, ragazzi, perché insomma le informazioni sono tante, i negozi sono tanti, basta andare a vedere in 2-3 negozi diversi, male che vada, io ti faccio vedere quello che ho in casa, l'altro ti fa vedere quello che è in casa, bene o male poi si sceglie. L'importante è che il negoziante capisca le esigenze. Ecco, secondo me questa convinzione l'avete quando andate dal negoziante e dite: mi serve una canna da spod, mi serve una canna da car fishing, e il negoziante vi dice: prendi questa. Ecco, da dire così a dire bene. Allora, quando vedete che il negoziante vi pone delle domande, lì sicuramente capite che il negoziante vuole capire quelle che sono le vostre esigenze. E quindi, ecco, questo secondo me, osservate un po' queste cose, certo, perché bravo, sono importanti. Andare in un negozio e dire: mi serve una canna, e sentirvi la risposta: bene, che pesca fai? Dove peschi? Allora lì si comincia un attimo a capire un po' il tutto. Se no, vai via con una 13 piedi per fare lo stalking. Esatto. Perfetto. Ecco, qui mi viene in mente un'altra cosa, che come in tutte le tecniche di pesca, alla fine però c'è da dire anche che non esiste un attrezzo unico che ti permette di fare una pesca a 365 gradi, ok? Quello no. Magari c'è l'attrezzo che ti può fare un po' tutto. Un po' tutto. Però ovvio. Non in maniera specifica, esatto, e dettagliata. Esatto. Sì, okay. Puoi fare un po' tutto, non fatto benissimo, esatto, ma ti puoi arrangiare. Esatto. Uno standard. Uno standard. Okay. È ben detto da 12 piedi. Esatto, no, beh, solitamente dipende. Tornando al discorso prima, uscendo dal discorso lancio, sicuramente una 12 piedi è la canna quella più all round, che ti permette di affrontare la stragrande maggioranza delle situazioni in maniera ottimale. Certo. Non è detto ma perfetta. Non è detto neanche però, però ottimale, ok? Quindi bene o male ci si adatta, d'accordo? Poi col tempo uno si fa magari 2-3 batterie se può farlo, se ha voglia di farlo. Bene, bene, bene. Però insomma, vabbè. Per quanto riguarda comunque il discorso lancio, penso di essere stato abbastanza chiaro. L'importante è capire quando si va ad acquistare un attrezzo. Quindi la cosa più importante è rendersi conto che la pesca al lancio non vuol dire a lunga distanza. Pesca al lancio è generico, quindi c'è da capire un attimino in funzione agli ambienti di pesca quanto distante vogliamo lanciare. E da lì si capisce che canna, di quale potenza di canna prendere, con che azione prenderla e di che lunghezza prenderla. Quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto prima. Giusto. Allora ragazzi, siamo giunti quasi alla fine di questa serata molto piacevole, secondo serata me. Serata salotto, ma è un argomento, cioè io ho capito che è un argomento molto importante questo, Cri. Abbiamo cercato di discutere con chi ne sa, con loro, come se foste voi a discutere con i negozianti. Esatto, ragazzi. Ci siamo immedesimati nel cliente che entra e abbiamo posto tutte quelle domande che ci fate, ragazzi. Ragazzi, non sapevamo niente, abbiamo approfittato
per capirne qualcosa di sì, più. Sì, sì, dopo portavi un po' di roba, non se ne accorgono. Però no, capite quanto è importante appunto il dialogo, il sapere appunto, il capire, il parlare, sì? Io avrei un'ultima domanda da fare, che penso che questa sia... Non lo vedo bene. No, è già preoccupato. No, nulla di... Pensa avere un oddio, negozio. No. Pensa avere un negozio, una persona così sia una gran pigna, scusa. Sì. Ma lo faccio per loro, perché tutti i loro dubbi io voglio cercare di portarli qua stasera, non tutti, ma tanti. E se io ti faccio vedere le nostre chat di Facebook e di Instagram, c'è una domanda che si ripete tanto. Ho questo mulinello, che canna ci abbino? Ora ragazzi, io e Cri usiamo le nostre canne, non conosciamo tutte le canne sul mercato se non per i vari marchi, chi più famoso, chi meno. Ma questa domanda che adesso faccio a loro e spero in una risposta molto, non so se semplice o aggressiva, adesso vedrai tu come rispondermi, però penso che non c'è cosa più importante che io cosa vi rispondo sempre. Prendi il tuo mulinello, vai in negozio, montalo sulle canne e vedi quale ti è più... Io avrei fatto il contrario, eh. Esatto. Sì, ma la domanda che mi fanno è: ho questo mulinello, certo, e devo prendere una canna. Che canna ci abbino? Ok, però se loro hanno un mulinello di partenza e vogliono cambiare la canna, magari quella, la prima canna che gli è stata regalata al compleanno. Adesso sanno che prima prendono la canna e poi mollano. Ho capito, no, ma adatti, no, ovvio, ma non è un adatti, problema, ragazzi. Cioè, come faccio a rispondere a queste persone? Un altro mulinello. Ecco, se poi c'è il negoziante che pensava che voleva rifilarli. No, cioè, questa è una domanda che mi fanno tanti. Io non so come rispondere a volte e dico sempre la stessa roba. Prendi il tuo mulinello e vai in un negozio di pesca. Ma cosa può influire avere questo mulinello e comprare una canna? Niente. Adesso avrete sentito tutto? Un casino. Tutto o niente? Perché ti faccio un esempio. La prima cosa che mi viene in mente: un 14.000 Big Pit su una 10 piedi. È sbagliato? Non lo so. Lo vedi male perché è un mulinello grande, la canna è piccola, però se io ci faccio long range e calo col gommone a 400 metri... È quasi metri, obbligatorio. È obbligatorio. Come fai a farlo su un mulinello taglia 5.000? Con la stessa 5.000. Canna ci vado a pescare nel fosso dietro casa sul gorgo a un metro di distanza, è ovvio che ci starebbe meglio un 5.000. Ma quindi allora, ma come posso io aiutare queste persone che mi chiedono, partendo dal mulinello, che cosa ci posso abbinare? Cioè, riusciamo a dargli una mano? Perché certo, 9 domande su 10 partono dal mulinello. Posso rispondere io a questa domanda? Siamo qua per questo. Smettiamola di voler fare le fotografie all'attrezzatura. Perché non è un vestito. Non è qualcosa che serve per andare a bere lo spritz e andare a fighe la sera, ragazzi, porca miseria. Cioè, le canne, hai un mulinello a casa? Ok, portatelo dietro se ti fa sentire più sicuro. Ma noi ci abbiniamo a qualsiasi canna, a qualsiasi mulinello, la placca è quella, la prendi, lo metti, lo giri, lo metti su e vai a pescare. Poi sicuramente c'è l'attrezzo più indicato in funzione alle situazioni di pesca che devi affrontare, d'accordo? Ma se tu arrivi che c'hai quel mulinello e c'hai quello e ti stai intanto comprando le canne, non è un problema. Stiamo parlando di mulinelli dedicati al carp fishing, ovvio, no, che okay. Se ti arrivi con un mulinello per andare a traina tonni, mi dici devo mettere questo, ok. Ma c'è la possibilità che se io ho un 14.000 Big Pit montato su una certa canna, sempre 12 piedi, ma magari con una mi sento un po' più già sbilanciato e con l'altra meglio, o quindi no? Vai già sul tecnico. Esatto, esatto, quella ovvio che ti puoi, ma la sensazione non vuol dire che sia giusto o sbagliato. Ovvio che se il mulinello è dedicato alla canna, con la canna al mulinello, quindi tutto il sistema è acquistato in funzione di qualcosa, in funzione al lancio a lunga distanza, in funzione al calare a lunga distanza, che sono due mondi completamente diversi, ovvio che allora fai un acquisto intelligente. Però se, ripeto, se tu parti da un presupposto che hai già un attrezzo e ci devi abbinare qualcos'altro, il bello delle canne di mulinelli è che li puoi mettere tranquillamente assieme, non hai pensieri, quindi è una questione estetica. Ok. Quindi, tralasciando il discorso che ha fatto Federico, che è correttissimo, infatti il motivo per cui si va a scegliere, come dicevo prima, all'inizio la canna, è il motivo per cui si va a scegliere anche il mulinello, ma ne abbiamo parlato nel video dei mulinelli, sì. Come andiamo a scegliere il mulinello in funzione all'ambiente e alla situazione di pesca, certo. Però se ci troviamo con questo, ripeto, lo abbiniamo alla canna che decidiamo di andare a comprare.
ovvio che se tu mi dici, ma io a casa ho un mulinello 5.500 grande così, devo voglio comprarmi l'attrezzatura, la canna da lancio long distance perché devo andare a pescare a 150 metri, ti dico guarda che il mulinello non va bene. Mm. Ma non è che il mulinello non va bene nel senso che non si infila non nella plata. Un filo. Sinceramente non lanci, non arrivi a lanciare distante, se certo. È necessario anche un mulinello per lanciare distante. Mm. Però qui, ripeto, stiamo andando entriamo nel tecnico. Esatto, nel dettaglio. Quindi, per assurdo, sarebbe meglio avere a casa una canna e due tipologie di mulinelli. Oppure due tipologie di adesso mulinelli e una canna. Porto l'esempio prima. Nostro. Sapete che io e Max usiamo le 10 piedi perché? Perché non ci capita mai di fare una pesca long distance, ok? Più delle volte peschiamo in canale, quindi sì, a pochi 20, 7 metri. Metri, farla grandissima. Esatto, quando peschiamo a lancio, delle volte peschiamo, ci è capitato 30, 40 metri, insomma non andiamo mai molto distante, quindi delle 10 piedi nel nostro caso ci fanno comodo. Certo. E infatti abbiamo dei mulinelli, io ho dei mulinelli grossi perché ho degli Shimano e degli Okuma, e sono entrambi mulinelli con delle bobine capienti. Io mi trovo bene perché con quei mulinelli vado distante ma pesco anche vicino. Ovviamente potrei dire prendo un mulinello più piccolo, certo, che a quel punto se devo pescare in canale, più altro per un discorso di bilanciatura. Esatto, ma la bilanciatura sai cosa diventa importante quando magari vuoi farti un'attrezzatura da lancio a lunga distanza, allora sì, vai. Ecco. Esatto. Oh, allora questa è la risposta che cercavo e adesso l'hai data. Proprio se devo fare un accoppiamento tecnico, certo, allora è lì che magari vai col mulinello e cerchi di capire la bilanciatura. Peso, esatto, se invece sei alle prime armi, ti hanno regalato il mulinellino bello. Scusami se ti interrompo, non è proprio corretto quello che tu hai detto, perché non è una questione di bilanciatura, non è che devo prendere la canna col dito a vedere quando si rovescia. Il concetto è che, non serve a niente. Il concetto è che tutto il sistema canna e mulinello, quindi l'insieme, deve essere il più leggero possibile per una questione di inerzia, di spinta. Parlando di lancio, quando andiamo a spingere per il lancio, più è leggero il sistema, più la forza che andrai ad imprimere sarà maggiore, quindi ci servirà meno forza per far fare quel movimento. E tanti dicono: ma cosa vuoi che cambia? Cambia perché la torsione del polso in fase di lancio con un attrezzo bilanciato lateralmente, diciamo, e più leggero possibile, determina un lancio pulito, quindi più distanza e più precisione. Ma ripeto, questa è cosa, sono cose tecniche. Okay. Uno che cerca un attrezzo così tecnico, se c'è un mulinello che è che non va bene, lo cambia. Lo cambia, perché non ha problemi uno che va a spendere 400-500 certo. euro di una canna, se deve spendere altri 200 euro di mulinello, sai che lo devi fare. Certo, certo. Invece se pesca col barchino, puoi avere che il mulinello a tonni e la canna ultra leggera, tanto la canna deve stare. Ma guarda che io ho pescato ho fatto tantissima pesca dalla barca e ti posso assicurare che la 9 piedi, io avevo una 9 piedi con un big pit, è l'accoppiamento perfetto. Ecco, vedi. Anche se la prendi in mano e dici ma no, ho un mulinello che è un mattone su una canna piccola. Sì, adesso poi comunque è passato un po' di tempo da quando abbiamo fatto il video sui mulinelli, per chiudere velocemente il discorso sull'accoppiamento mulinelli. Chi compra i mulinelli adesso, solitamente nelle scatole c'hanno due bobine. Sì. Per quanto un mulinello sia un big pit, quindi con le bobine grandi, la capienza del filo è diversa per le varie bobine. Quindi se mi serve tanto filo per andare distante, ci caricherò tanto filo, se non userò la bobina più fonda. Se mi serve meno filo, uso la bobina più grande. L'importante è che il mulinello sia specifico per la pesca alle carte. Quello discorso, certo. È inutile che andiamo a parlare, a pensare di abbinare un mulinello per andare a pescare le trotte come facciamo con visto come l'hai ricordato. In descrizione di questo video, ragazzi, sotto vi mettiamo il link del video dei mulinelli per chi magari non l'avesse visto o per chi vede questo e magari volesse un attimo completare, vi mettiamo il link sotto, quindi ecco. Sì. Anzi, potresti mettere tutti i video che abbiamo girato qua con i ragazzi, perché abbiamo fatto anche i video quelli sulla cura e mantenimento sui pod. Quindi potrebbe essere interessante sotto questo video metterli tutti assieme. Bene ragazzi, allora il video finisce qui. Ripeto, è stata una serata molto produttiva secondo me. Impegnativa perché noi abbiamo imparato tanto, perché lo dico per chi è arrivato adesso sul canale, non siamo esperti, non siamo professori, quindi vedete che quando c'è bisogno ci affidiamo a chi è esperto veramente. E sono tante le notizie, le info che ci hanno dato Samuele e Federico, saranno tema probabilmente di dibattito. Lasciate i vostri commenti, lasciate le vostre domande sia qua sotto che sui social, chiamate in negozio appunto loro se avete dubbi,
se dovete fare il prossimo acquisto, loro comunque anche semplicemente per un consiglio, per scambiare due parole, sono molto disponibili. Lo avete visto, ci avete dato i feedback positivi anche dopo il video sui mulinelli, che è stato veramente un gran video. E Cri, cosa possiamo aggiungere? Perché prima si parlava di un'ipotetica seconda puntata, andando proprio sul tecnico. Beh, allora, intanto ragazzi, diteci cosa ne pensate di questo video, ovviamente esatto, sotto nei commenti, se gradite, se volete approfondire un po' di più quello che è la parte più tecnica, diciamo, di come lavora una canna. Stai fermo che ci sono i microfoni che poi... Fermo. Preparavo il tè? Dopo, va bene. Okay. Prosecco quello da tè. Dopo lo finiamo. Ah, è prosecco. Ormai sei abituato che tu ti ha portato sulla brutta strada. Esatto, scusate. Quindi, ecco, scriveteci sotto nei commenti se avete piacere che andiamo un po' a approfondire di più quello che è l'argomento tecnico riguardo le canne. E perché no, anche magari sui mulinelli, perché magari l'altra volta siamo stati un po' più... Magari c'è qualcos'altro da dire, non lo so. Dai, lo costruiamo in funzione alle richieste che avrete, o, se avete bisogno lo costruiamo. O possono anche dirci che, dato che possiamo sfruttare la location, se hanno un video di interesse che si può ricreare qua dentro. Tipo, a certo, me mi viene in mente, magari non adesso, ma ormai col prossimo fine agosto, inizio settembre, un bel video, perché no, su... come ci si attrezza magari a livello di tende, a livello di inverno, queste cose qua, no? Adesso vabbè, ormai chi ha fatto le spese l'ha già fatte. Come organizzare la sessione di pesca. Esatto, magari andiamo a fare un video anche su differenza gazebo, bivi, ombrellone, sì, tendina veloce. Potremmo andare a approfondire un po' magari come ci si sì, può attrezzare per affrontare qualche vestiario, vestiario, perché no? Io penso che siano i pescatori a doverci dire questo. Sì, se ci sì, sono tanti dubbi, ditelo ai ragazzi di Crimax, che noi siamo in grado di darvi delle risposte. Certo. Siamo qua. Siamo qui per voi, ragazzi. Siamo disponibili, esatto. E spero di non essere stato troppo noioso. Mi auguro che questo video sia d'aiuto a tantissimi, anche se comunque è stato molto semplice. Ma come dicevo all'inizio, tante volte le nozioni basi ce le perdiamo. Sì, non semplice tutti... Samu, per chi magari è già a un livello avanzato, ma credimi che sì, per chi come noi... Ma gli esperti, che sanno mastica, già, è inutile spiegare sì, le cose agli esperti. Gli no, esperti sono già esperti. Certo, certo, inutile... ma secondo me ci sono stati tanti argomenti interessanti stasera, quindi abbiamo superato un po' il semplice, è diventato molto più che interessante sto video. Forse abbiamo semplice creato un po' di curiosità. Sì, a qualcuno sì, magari sì, che... abbiamo risolto anche tanti dubbi e sfatato qualche anche dubbio. Personali. Sì, sì, sì. Tu ne hai tanti di dubbi. Bene, ragazzi. Bene, bene. Allora, ovviamente, ragazzi, vi rinnoviamo l'invito di approfondire sempre queste cose nei negozi. Ci sono delle cose che si sì, possono acquistare online, perché sono cose che tipo una tazza, un atelier, insomma. Però quando parliamo di canne, mulinelli, tende, cioè sono cose che secondo me un pescatore le deve vedere, sì, deve toccare, toccarle, sentirle. E questo non ci stancheremo mai di dirvelo, perché sulla nostra esperienza personale di acquisti sbagliati vi diciamo questo, quindi certo, ecco, certo, questo è un piccolo consiglio che certo, ci certo, sentiamo di darvi. Detto questo, adesso ci portiamo a casa il tavolino senza farci vedere, perché è comodo, vero? Quindi sì, giro dall'altra parte. Siamo sì, senza. Sì, siamo senza. Potrei stendere la sedia a farmi un sonnellino, non me ne accorgo. Ma vabbè, ragazzi, io porterei io tutto, il tavolino e anche le tazze sopra. Bene, detto questo, ragazzi, Crimax ringrazia ovviamente Area Pesca per averci ospitato nuovamente, per poter portare queste tipologie di video e cercare di aiutarvi il più possibile. E ci diamo appuntamento al prossimo video, ovviamente speriamo di essere in pesca stavolta. E Samu, Fede, grazie per l'ospitalità, è stata una bella serata come al solito, del resto. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Grazie a voi, grazie di a voi, essere stati qui con noi a fare questa bella chiacchierata. È sempre un piacere. Ci mancherebbe. Bene, che dici? Salutiamo? Direi di sì. Buon pranzo, me, buona cena, sì, buona mattina. Andiamo a portarci un'altra bottiglia di prosecco. Sì, beh, sicuramente. E da chi non c'è, non c'è. Hola. Ragazzi, da Crimax Carp Fishing è tutto. Ci vediamo ciao, al prossimo video. Ciao! Ciao!